Aspettiamo il municipio per incominciare. Io oggi leggevo un po' di recensioni che hanno scritto su Io sto con la sposa e ne ho trovato una bellissima, una frase stupenda che mi era piaciuta moltissimo. Una favola di disobbedienza civile che risolve con estro il dibattito sul diritto alla mobilità. Noi come municipio siamo stati a Lampedusa lo scorso febbraio, quando appunto si è scritta la carta di Lampedusa. Oltre 300 realtà dall'Italia e dall'Europa che si sono ritrovate per scrivere questa carta di diritti sulla migrazione, un diritto importantissimo e innovativo che è stato inserito, il diritto di resistenza. Cosa si intende per diritto di resistenza? In un mondo che incentiva la libera circolazione delle merci e dei capitali mentre ostacola in tutti i modi la libera circolazione delle persone, l'atto di migrare è prima di tutto un atto di disobbedienza civile. Abbiamo visto come in questo film, appunto lo accennavi tu all'inizio, non sia solo appunto un film documentario, ma appunto un'azione politica di disobbedienza civile, un'azione rivoluzionaria. Per cui, cioè, complimenti, perché siete stati dei matti già solo a pensarla e poi siete riusciti a realizzarla. Per cui io ho tante curiosità in testa, il microfono chiaramente aperto, per cui chi volesse fare delle domande basta che alza la mano, veniamo, appunto c'è, abbiamo anche l'altro microfono. Io ti voglio chiedere per curiosità come stanno adesso tutti, anche quelli, perché le informazioni alla fine dicevano che comunque c'è chi ha trovato lo status in Svezia, ma cosa fanno, lavorano, come si trovano e via dicendo. Passo qui. Sì, tanto va, prima finiscono i titoli, ce n'è di tempo. Tra l'altro questo è uno dei momenti, secondo me, diciamo, è tra i momenti anche questo più emozionanti del film, no? Penso che vedere questa lista infinita di nomi dà veramente la misura di quel discorso che dicevo prima, no? di quell'azione collettiva, no? Non siamo soltanto noi tre, ci sono migliaia di persone dietro a questo lavoro e a volte i sogni si realizzano. Questa è una bella storia anche nel senso produttivo, cinematografico del termine, ed è anche una garanzia per noi nel caso in cui ci dovesse essere un processo, perché a quel punto iscriveranno anche tutti i 2617 nel registro degli indagati. Questo non ve l'avevamo detto, una piccola sorpresa. No, scherzo, cioè, mi piacerebbe, non so. No, in realtà scherzo è uno scherzo, perché diciamo tecnicamente ovviamente non siete coinvolti se non nella produzione di un film che racconta una storia, quindi non c'è nessun problema tecnicamente. Però è vero che se ci dovesse essere una denuncia, ci sono migliaia, in questo momento decine di migliaia di persone coinvolte, non è più una storia di tre persone, no? Questa è la forza, diciamo, che abbiamo alle spalle. E in tutto questo mi hai fatto una domanda, che era i ragazzi che fine hanno fatto. Allora, come avete visto nel cartello alla fine, tre di loro sono ancora in Svezia. La Svezia ha un percorso abbastanza, diciamo, regimentato, no? delle richieste d'asilo, quindi hanno tutti avuto l'asilo. Adesso nel frattempo siamo arrivati alla Z di Zuffi, non so chi sia, e quindi diciamo stanno facendo un corso di svedese, hanno una struttura di accoglienza, hanno un percorso, insomma, che davanti ancora di qualche mese, no? Prima di inserirsi. E il Manari invece, il rapper, come il padre, sono stati rimandati in Italia e devo dire col senno di poi che forse è andata quasi meglio così, nel senso che è vero che non avranno il sussidio dello Stato sociale svedese, però si sta creando una famiglia intorno a loro grazie al film, nel senso che Manari sta diventando una piccola star. Quando ci sono delle proiezioni il fine settimana lo chiamano per fare i concerti. No, l'abbiamo già introdotto nell'ambiente rap underground milanese, torinese, adesso lo vogliono a Napoli. Quindi siccome è veramente bravo, nel senso che a detta proprio di chi fa rap, insomma, non lo sentono cantare. Il pezzo, il videoclip che c'è alla fine l'ha registrato al primo colpo. Cioè, 13 anni, l'abbiamo portato dai COB in De Cantina Studio, come dice il rapper, che è una cantina in un palazzo popolare Masciachini che c'è a Milano. E questi lì per lì manco se lo filavano, cioè l'hanno fatto entrare nello studio, hanno messo le cuffie con la prima base che hanno trovato nel computer, e lui che per la prima volta in vita sua entrava in uno studio ha registrato quella roba là. Cioè, i ragazzi stavano, cioè, con le lacrime agli occhi, veramente commossi, no? Dice, questo
era in guerra fino a ieri, rischiava di morire in mare per una barca, diciamo, sono nati 12 giorni in mare lui e il padre, veramente, no? E se lo ritrovano lì, veramente un talento, sarà un talento del rap, speriamo anche del rap italiano. E quindi insomma, questa è la fine, insomma, come... Poi siamo ancora in contatto con loro, li abbiamo portati a Venezia, abbiamo fatto proprio il ritrovo, tutti e 23 gli invitati del corteo, ci siamo trovati a Venezia, di spose, anziché una ce n'erano un centinaio, anche qua stasera hanno viste diverse, e a Venezia abbiamo fatto questa cosa, no? Di una specie di flash mob sul tappeto rosso, l'abbiamo fatto diventare un tappeto bianco, nel senso che abbiamo scritto chi l'ha seguito su Facebook due giorni prima, venite vestiti da spose, e ne sono arrivati in 100, non sapevamo nemmeno chi fossero a un certo punto, ma le abbiamo tirate tutte sul tappeto rosso, e appunto così, per giocare un po' anche lì, no? In modo anche scherzoso con la comunicazione, con l'immagine, ma per poi portare un messaggio, no? Forte, il messaggio del film, un messaggio appunto, no? Di libertà, di vita, di umanità. E niente, insomma, siamo quindi... Tra l'altro è stato molto emozionante Venezia, perché a parte 17 minuti di applauso, che sono una cosa... Non so se qualcuno di voi era a Venezia in sala, ma è un'emozione... 1200 persone che si spellano le mani per 17 minuti, a un certo punto è quasi imbarazzante, nel senso che è quasi da dire basta, no? Siamo arrivati fino alla Z e anche dopo. Quando poi sono uscite due bandiere palestinesi in mezzo alla sala, con la sposa che sventolava la bandiera palestinese, figuriamoci, il delirio. Credo sia stata la prima volta a Venezia che una bandiera palestinese ha sventolato nella sala grande. Ma e a parte quello, no, l'emozione più bella era di avere appunto accolti con delle star di Hollywood, cioè cinque persone che un anno fa erano in mezzo alla guerra, cioè cinque persone che potevano morire in mezzo al mare durante il viaggio che hanno fatto, cioè Abdallah, lo sposo, si è salvato per un soffio, veramente, no? Poteva essere uno dei tanti dispersi, uno dei tanti morti. Quindi proprio a livello simbolico, no? Noi spesso diciamo rovesciare l'estetica della frontiera, no? Trasformare le vittime in eroi, è qualcosa che proprio a livello simbolico era fortissimo, no? Oltre che molto emozionante. Cioè, dallo sbarco a Lampedusa abbiamo fatto lo sbarco all'Excelsior, all'hotel dei VIP, no? di Venezia, con tutti i fotografi che li aspettavano, li fotografavano, e poi ci chiedevano ma chi sono questi? Perché nessuno aveva la più pallida idea di chi fossero questi cinque personaggi. E quindi veramente è stato sembra quasi la storia di una favola, nel senso che è talmente una bella storia, no? Nel senso sembra quasi, a volte diciamo, anche mi sembra una cosa che citavi tu prima, cioè questa parola, no? La favola, nel senso che sembra una storia finta quanto è bella, no? E invece per quanto magica è veramente andata così, nel senso che ci siamo innamorati della sposa, di questa idea e si è creato un gruppo pazzesco, veramente c'era quella magia lì nel viaggio, non è che ne so, le canzoni che a un certo punto cantano, no? Sulla montagna, sul mare, non è che gli abbiamo detto c'è una canzone, no? È andata così veramente, la poesia che a un certo punto, quella bellissima poesia che Muhammad Matroud, questo siriano che ci aspettava a Bochum, legge, è veramente andata così, ci siamo messi a un certo punto, erano state le 5 del mattino, che non ci sono gli orari sulle scene, ma i tedeschi ci aspettavano alle 9 quella sera, sono andati un po' lunghi, siamo arrivati tipo all'una di notte e dopo 12 ore di macchina avevo bisogno un po' di sgranchirci, quindi fino alle 5 di mattina a fare festa, e a un certo punto succede quello che spesso, non so, chi di voi magari ha amici arabi, palestinesi, siriani, insomma succede spesso, no, nelle serate, nelle compagnie, quando si sta a veglia fino a tardi, a un certo punto si cominciano a leggere poesie, no? È un po' una tradizione, è una cosa popolare, come se fosse la canzone per noi, no? Se uno c'ha una chitarra, mette a cantare, no? I pezzi dell'infanzia, lì ci si mette, no? a dire le poesie, chi più ne sa più è bravo. E Matroud, che è un poeta, come pure Khaled, l'altro regista, appunto si è messo a recitare quella poesia, l'abbiamo messa dentro perché appunto ci dava in quel momento lì un po' di magia, un po' di poesia, un po' di bellezza, e questo forse è anche il segreto del film, no? Cioè provare a raccontare il dramma ma lasciandoci sempre dentro un velo di... andando sempre a cercare un velo di poesia, di ironia, di bellezza, che poi è la vita, no? La vita è sempre più spesso tragicomica che non solo tragica, e trovare quel velo di bellezza ci fa sentire le cose più vicine, no? Banalmente, dico l'ultima cosa, banalmente che ne so, nella scena abbiamo scelto di mettere in montaggio la scena di Manar che canta a Marsiglia, quindi di raccontarlo con la gioia negli occhi del suo primo concerto, quando invece avremmo potuto mettere i suoi racconti sulla guerra,
No, cioè Manaro è un bambino che l'anno prima vedeva i morti per strada, cioè i cadaveri per strada sotto i bombardamenti a Yarmouk, il campo profughi palestinese a Damasco. E anziché metterci il racconto dell'orrore, la galleria degli orrori, abbiamo messo la bellezza di quegli occhi, di quello sguardo, no? Sul concetto, col padre che lo riprende, che sono cose, no? Che in cui ci si identifica, sono più immediate, arrivano più dritto al cuore, no? La gioia di un bambino, sapendo da dove viene, piuttosto che l'orgoglio del padre, vedendolo, no? Cantare in quel momento lì. E un po' tutto così è stato montato il film. Basta, se no parlo troppo, vi facciamo qualche domanda, qualche curiosità e... Prego, non so chi vuole rompere il ghiaccio. Allora, qualcuno abbassi la mano. Qua davanti c'è una. Qui nella prima fila. No, ti volevo chiedere se si sa qualcosa, insomma, come mai non sono partite anche la madre, la moglie, i fratelli di... cioè la madre del bambino, insomma, questo fratello e la moglie del... e se hanno speranza adesso che hanno l'asilo qua in qualche modo di venire. Sì, allora, appunto, non sono, cioè, Abu Manaro, il padre di Manaro, ha fatto questa scelta di, appunto, siccome sono un viaggio in cui non sai se arrivi vivo o morto, chiaramente prima di portarti tutta la famiglia ci pensi due volte. Lui ha fatto la scelta di partire lui da solo e di portarsi dietro Manar. Lui ha tre figli, un bambino piccolo di 3 anni, Manar e un altro ragazzo di 17-18 anni. E dei 3 Manar è quello più sveglio. Lui ha deciso di partire portandosi dietro il figlio prediletto in qualche modo, diciamo così. Con l'idea di, appunto, fare le carte e portarli via, che poi quello che dice no, non quella colazione a Copenaghen, no? Dice, io se avessi avuto a quest'ora l'asilo li avrei già portati, no? Di qua. E questo, tra parentesi, è anche il motivo per cui abbiamo pensato, scritto e organizzato questo film e questo viaggio in 14 giorni. Di solito i film passano mesi o anni prima di realizzarli, noi in 14 giorni siamo partiti, vi lascio immaginare quante ore abbiamo dormito in quei 14 giorni, quasi nessuna, proprio perché non potevamo aspettare, perché appunto il padre di Manaro e gli altri, non era un film, loro dovevano veramente arrivare in Svezia per portare le famiglie fuori dalla guerra. Ora, nel loro caso, appunto, si è tutto prolungato perché hanno aspettato 4 mesi in Svezia per niente, sono stati rimandati in Italia, qui hanno avuto l'asilo politico, ma insomma, anche qua i tempi sono un po' lunghi. Adesso in questi giorni hanno avuto il nulla osta, diciamo così, che è un foglio che ti rilascia lo Stato italiano per dire che ok, va tutto bene, appunto, nulla osta a portare la famiglia qui tramite l'ambasciata. Perché nel frattempo sono riusciti a farli uscire clandestinamente dalla Siria, si trovano in Giordania. E adesso la palla passa all'ambasciata italiana in Giordania. Diciamo, essere ottimisti ancora 3 mesi. Quindi alla fine Manar farà 2 anni senza la famiglia, senza la madre, senza i fratelli, per problema di pezzi di carta. Cioè ci sono dei fogli di carta che fanno sì che un bambino viva senza la madre. Però poi Sì, no. Con il riconoscimento familiare, sperando che abbiano tutti i documenti a posto. Perché poi... sono dettagli non da poco, nel senso che se gli manca anche solo un atto di nascita o un certificato di matrimonio, a che vai a Damasco che ha l'anagrafe sotto le bombe? Scusi, mi servirebbe? No. Cioè, loro sono usciti dalla Siria, fra l'altro sono palestinesi, quindi palestinesi siriani non possono più tornare in Siria. C'è un decreto che è stato fatto dal regime siriano più di un anno fa, per cui tutti i palestinesi siriani che escono non hanno più diritto al ritorno in Siria. Quindi loro, una volta usciti, non possono, non è che... Comunque, anche se potessero tornare, non è che vai in un paese in guerra e dici, senta, mi servirebbe il certificato mancante, soprattutto in alcune città, magari a Damasco in alcune zone ancora sì, ma tipo Aleppo, al posto dell'anagrafe c'è un cumulo di macerie. Per cui magari ci sono situazioni che anche con le ambasciate poi non riescono a farli venire perché manca il documento giusto. Scusa, parla. Sì. من ليبيا ولا من فلسطين جوت الاتوري الثاني؟ من ترتيب الايطاليانو لو بيش ايطاليانو؟ نو نو بارلا عربي كومون من عربي كومون من الشاب الصغير من مصر ايوه ابوه من مصر بالمركب لايطاليا ايوه سيشيليا و
شد العريس وال العروسة العروسة هي كانت في أوروبا بس العريس والشخصين الكبار أيوة. من ليبيا أخذ من الزوارة من زوارة لعد لا لامبيدوزا أوكي شكرا ha chiesto no, da dove sono diceva da dove che sono che da dove sono arrivati esattamente questi dalla Libia o dall'Egitto appunto ho detto che il bambino il re per il padre dall'Egitto sono partiti mentre invece gli altri tre da Zuara dalla Libia fra l'altro c'è una storia simpatica ve la dico la coppia i due diciamo marito e moglie Mona e Ahmed loro non volevano partire cioè è tutta colpa della figlia questa cosa nel film non l'abbiamo raccontata e, però insomma fuori camera ce l'hanno detto com'è andata nel senso che loro hanno una figlia una ragazza di 20 anni che appunto è cresciuta nella famiglia loro che è una famiglia un po' particolare nel senso che loro due sono due personaggi mitologici in Siria nel senso che hanno una storia, vi racconto questa aneddoto loro nel film non se la sono sentita di raccontarlo perché appunto è una storia molto cioè che ancora ha delle conseguenze potenzialmente 1982 in Siria, il padre di Bashar, che all'epoca era presidente e che in qualche modo ce l'aveva nel sangue questo modo di trattare la sua gente, e Hama, la città di Hama insorge, c'è cioè una serie di proteste dei fratelli musulmani nella città di Hama, la risposta è militare, viene deciso di bombardare la città e di raderla al suolo per dare una lezione ai fratelli musulmani che non osassero di fare quello che avevano fatto, 20.000 morti, una città cinta da sede bombardata, immaginatevelo. Gli unici nell'82, nella Siria dell'82, che alzano la testa contro il regime sono quelli della Lega Comunista Siriana, no? Cioè, sia il Partito Comunista che la Lega Comunista. La Lega Comunista Siriana che non aveva nessun interesse in realtà perché i fratelli musulmani erano proprio l'altra sponda politica, proprio il nemico politico in qualche modo, no? Però di fronte a 20.000 morti alzano la voce, gli unici nel paese che criticano quello che il regime ha fatto. Non c'era anche Facebook a quel tempo, non c'erano i social network, erano anche dei grossi rischi a scrivere un articolo o a fare una manifestazione. Vengono tutti o arrestati o fatti sparire in qualche modo, molti muoiono in carcere. Uno di quelli che finisce in carcere si chiama Faraj Bayraktar, è un poeta, poi dopo 15 anni lui è stato rilasciato quando Bashar è salito al potere. Nei primi anni sembrava che Bashar stesse portando un vento di libertà, di riforme, no? Aveva rilasciato inizialmente tantissimi prigionieri politici. Tra cui questi dell'82, Faraj viene rilasciato, scappa subito dalla Siria, a buona ragione secondo me, arriva in Svezia, e appunto era l'inizio degli anni 2000, lui nel frattempo è amico di Khaled, l'altro regista, quando diciamo a Faraj nell'ottobre scorso che stavamo organizzando questa cosa, lui dice a Khaled, dice Khaled, sai che ho due amici che non vedo dai tempi di Haman, dai tempi dell'82, sono gli unici due della Lega Comunisti, della Lega Comunista Siriana che riuscirono a scappare, no? E faccio, ma e chi sono questi? E gli racconta la storia di Mona e di Ahmed. Lei era l'unica donna della Lega Comunista Siriana in quell'epoca, e lui era il suo compagno, e appunto erano scappati da 30 anni, vivevano in esilio in Libia. E li abbiamo portati per questo, perché Faraj, che è un amico, ci ha detto prendete anche loro che stanno arrivando, li abbiamo aspettati, siamo partiti con loro. E loro appunto, essendo una famiglia appunto laica, no? di formazione appunto laica, di sinistra, cioè, i figli gli danno una certa educazione, siccome vivevano a Misrata in Libia, Misrata era una città molto conservatrice, molto religiosa, quindi la figlia non ci sta dentro in quello spazio pubblico lì, e voleva partire, no? E voleva talmente partire che a un certo punto aveva convinto i genitori che dice tra una settimana parto, ho già preso il posto sulla barca, me ne vado a Lampedusa. E loro due sono, insomma, no? Due ma sono affettuosi tra di loro, immaginatevi come figli, e quindi il padre, insomma, padre, no, una volta dice no, se tu vai a Lampedusa ti ci porto io. Quindi vanno tutti e tre insieme a Zuara, salgono, quando arrivano davanti alla barca, immaginatevi le scene, no, epiche, cioè, veramente caricata a bastonate, uno dopo l'altro, sti parti sulle barche, le onde, il temporale, e la ragazza dice, suoi dice, no, io non ce la faccio a salire. Non ce la fai salire, no, io torno a casa. Come torni a casa? Ci hai fatto venire fino qua, ci hai fatto pagare il biglietto e torni a casa. Non ce la faccio. E l'hanno lasciata lì, in Libia, e sono partiti loro, lo stesso, perché ormai erano lì. Sempre, no, questo fare, no? Cioè, ci penso io, non ti preoccupare. Vado io in Svezia e poi ti porto, no? Infatti quando poi la moglie dice, lo facciamo per i nostri figli.
Quindi insomma era un aneddoto appunto per dirvi che razza di storie a volte ci sono dietro, no? A queste persone che arrivano. Poi questa è una storia che ha ancora delle implicazioni, per questo non ce l'hanno voluto raccontare, nel senso che in Siria c'è ancora un regime, c'è ancora una guerra, e insomma ci sono ancora dei rischi anche a raccontare storie di ormai 32 anni fa. Come avete fatto a scegliere questi personaggi piuttosto che altri tra le tante migliaia di immigrati? Sì, allora, ottima domanda. E allora, questi due, marito e moglie, ve l'ho detto come è andata, nel senso che a un certo punto questo amico comune siriano ci ha detto aspettate pure loro, no? Gli ha fatto un piacere a lui, come amico, diciamo così. Lo sposo, ve l'ho raccontato prima, l'abbiamo incontrato per caso in stazione e tutto è nato da lì, cioè abbiamo incontrato quel giorno Abdallah a Milano Porta Garibaldi che ci chiedeva del treno per la Svezia, poi dopo averci, noi chiaramente abbiamo risposto, l'abbiamo preso in giro quando ci ha chiesto, no, il treno per la Svezia, cioè, guarda, parte fra un paio d'ore, vieni a prendere un caffè con noi, non c'è bisogno che... Comunque, dopo due ore eravamo ancora lì seduti al tavolo con lui che ci raccontava quella storia lì, del naufragio, perché lui era arrivato a Milano, era fine ottobre, quindi due settimane prima, l'11 ottobre, lui era naufragato al largo di Malta, quindi c'aveva ancora, no, quella storia, era veramente anche visivamente, cioè, era sotto shock per questa cosa qua. E quindi noi quella sera siamo, veramente è stata la scheggia, la molla che ci ha fatto uscire di immaginarci qualche cosa. Nei giorni successivi, mentre si ragionava cosa facciamo, la sposa sì, la sposa no, e andavamo a trovare Abdallah, che stava in quel momento in un centro, a Milano ci sono una serie di centri di accoglienza per l'emergenza siria, così si chiama. Emergenza siria vuol dire 40.000 siriani sbarcati tra il 2013 e il 2014 a Lampedusa, che non hanno mai chiesto asilo in Italia, 40.000, e hanno continuato il viaggio con il contrabbando, con le macchine, 500.000 euro a testa, Milano è la capitale del contrabbando, insomma, arrivano a Milano, dormono due o tre giorni nei centri del comune e poi partono con le macchine. Noi andavamo a trovare Abdallah in quei centri lì, in quei giorni, prima di portarcelo a casa, lui e gli altri, e abbiamo conosciuto, mentre stavamo lì, Manar e il padre, no? Cioè, tipo, la dinamica era che il padre, ogni persona che entrava al centro, gli presentava il figlio e diceva canta, e quindi il bambino si metteva a cantare, come un jukebox, no? Fagli quel pezzo della Palestina, fagli il pezzo della Siria, così. E ci siamo, subito ci sono piaciuti, cioè subito, dall'inizio, perché quando abbiamo deciso di partire, abbiamo, delle persone che avevamo conosciuto in quei giorni, abbiamo scelto quelle da portare con noi. E chiaramente è una scelta, cioè non è semplice, no? Perché cioè, tu conosci centinaia di persone, dici chi porto, chi non porto. Forse è un gesto anche simbolico, cioè, ne abbiamo portati 5 su 40.000 che sono passati da Milano, non è che abbiamo risolto, diciamo, una questione, no? L'obiettivo poi alla fine era da un lato portare loro in Svezia e fargli avere l'asilo, ed era anche una responsabilità questa. Dall'altro c'era il discorso del film, fare un film e quindi portare quella storia lì con cui farci su un lavoro proprio culturale, sull'opinione pubblica. Ci sono stati anche personaggi che avevamo scelto che non sono venuti, che ci hanno dato buca. Per esempio le spose. Cioè, Tasnim è stata la quarta sposa che abbiamo contattato, sempre in due settimane. Immaginatevi anche il livello di ansia quando si era tipo tre giorni prima di partire e la sposa ancora non c'era. La prima era un'amica mia, che si chiama Rita, lei era una, io l'avevo conosciuta al Cairo due anni prima, era un'attivista delle prime ore, di quelle che facevano le manifestazioni a Homs nel marzo del 2011, no? quando iniziò la piazza siriana, no? Nel primo periodo quando si facevano le manifestazioni, quando la cosa era pacifica, era laica, era interconfessionale. Rita ad esempio è alawita, quindi c'è della stessa minoranza a cui appartiene il regime, le famiglie, insomma, del potere che conta in Siria. Oggi sarebbe impossibile che una alawita sul campo in guerra stesse da parte dell'opposizione, ad esempio, che si è tutto polarizzato in uno scontro veramente confessionale anche. Ma all'epoca non era così. Comunque Rita, facciamo la breve, al Cairo, la conosco, lei in quel momento quando dovevamo fare il film, lei stava provando a venire in Europa, aveva avuto un visto di transito per la Serbia, aveva uno scalo a Belgrado di un paio di giorni, abbiamo provato a prendere i contatti con qualche contrabbandiere che la portasse a piedi, sulle montagne, i boschi, via dall'Ungheria, un giro assurdo. Non ci siamo riusciti, lei non se l'è sentita, quindi quella cosa è sfumata.
quel punto siamo andati sempre nel centro dove stava Abdallah, dove andavamo quei giorni a trovarlo. Abbiamo conosciuto una famiglia che per noi era perfetta, c'erano due ragazze con la madre, quindi tre sole donne che viaggiavano, il padre era morto tanti anni fa, due ragazze di 20 anni, belle come il sole, simpaticissime, perché poi noi pensavamo anche a questo per il film, cioè, non dico che cercavamo degli attori, ma non diciamo dei timidi complessati, insomma persone che poi davanti alla camera fossero in grado di comunicare qualcosa. E fra l'altro loro avevano una storia, erano state truffate, quindi avevano anche bisogno di avere un passaggio apparentemente. Comunque, spieghiamo un po' la cosa, fra l'altro molto imbarazzante, perché cioè, le ragazze erano spigliate, giovani, easy. La madre, insomma, era un po' una signora di una certa età, una signora di provincia, così. Ci sembrava una signora un po' bigotta, un po' chiusa, eravamo un po' in difficoltà a spiegargli questa cosa della sposa. In realtà è quella che l'ha presa meglio, perché poi abbiamo spiegato, no, ci sarebbe da travestirsi, facciamo questa cosa. E lei dice, ragazzi, ma è bellissimo, cioè, è un'avventura, è proprio un film, è proprio un'avventura da film, no? Guarda le figlie e dice, quando vi capita una cosa così, no? Nella vita, dobbiamo assolutamente farlo, è bellissimo, era proprio entusiasta. Il giorno dopo sono partite col contrabbandiere, siamo tornati a cercarle, non c'erano più. Evidentemente era un bluff, insomma, signora era scafata, insomma, era bella sgamata. E a quel punto abbiamo deciso che la sposa l'avrebbe fatta Tarek. Tarek è il ragazzo, quello che quando facciamo la colazione in Germania dice c'ho degli amici a Copenaghen, no? Quindi abbiamo detto, ti travesti tu, lo fai tu la sposa, no? Qual è il problema? Lui entusiasta all'idea, insomma un pelo, no? Anche lui narciso. E per fortuna in realtà prima di travestire Tarek ci siamo ricordati che c'era Tasnim, che è un'amica comune, lei era in quel momento in Spagna, era appena venuta via dalla Siria, e in aereo, perché lei, come lo dice, c'ha il passaporto, lei era una degli organizzatori, insomma, insieme a noi di questa cosa qua. Quindi l'abbiamo chiamata e lei ha accettato, cioè, tipo l'abbiamo chiamata il pomeriggio, la mattina dopo era a Milano, cioè da Madrid, il primo volo, l'ha preso, perché appunto poi come racconta nel film, lei cioè, è proprio cioè, una ragazza che ha sempre fatto politica, sempre stata molto attiva, anche a Damasco, no? Quindi ha subito colto il senso di questa cosa qua. E il fatto di avere nel gruppo degli organizzatori, lei, Khaled, Tarek, quindi avere un gruppo sia di italiani che di palestinesi che di siriani, ha dato un bel anche timbro, no? Proprio al gruppo, all'avventura. Cioè, un gruppo internazionale, è un noi, no? Come dicevo prima, non è un noi e loro, non sono gli italiani e gli immigrati, non c'è questa categoria qua. Prego. Il gruppo dei cinque sono tutti gli Yarmouk, dice, giusto? E, allora, sono. No, allora, la sposa di Yarmouk, Manar e suo padre pure, Abdallah pure, la signora Mona, no? Le proprio siriana di Dera, se non sbaglio, e il marito suo è palestinese invece, però non di Yarmouk. Cioè palestinese siriano, ma non mi ricordo, questo non mi ricordo di quale zona. E, Khaled e Tasnim, sia Khaled che la sposa, pure sono Yarmouk. Chi non sa cos'è Yarmouk, è diciamo a Damasco, è il quartiere dei palestinesi. Diciamo, era il campo profughi, cioè, 1948, nasce Israele, la prima guerra, no, di occupazione in Palestina, scappano milioni di persone, si diciamo accampano alla meglio lungo le frontiere dei paesi vicini dicendo vabbè un mese, due mesi torniamo a casa, no? Poi come sta succedendo con i campi profughi siriani lungo il confine, e passano gli anni, stavano ancora lì, non c'era verso di tornare indietro, ma nel 1953 a Damasco viene appunto costruito questo campo e a distanza di lì, sono passati 80 anni, stanno ancora tutti lì, nessuno è tornato indietro, c'è la terza, la quarta generazione e non hanno però la nazionalità siriana, non sono riconosciuti come siriani, ma per quello si chiamano palestinesi siriani, nel senso che non hanno un passaporto siriano. Tant'è che per esempio Ahmed, il signore, no? I due comunisti, diciamo, chiamiamoli così, lui che non ha mai avuto un passaporto, dice, io a un certo punto ci diceva in Svezia, la prima cosa che faccio quando mi danno il passaporto, faccio due cose, dice, la prima cosa è andare in Giordania a portare i fiori sulla tomba di mia madre. Perché mia madre è morta in esilio e io non sono ancora potuto andare a portare i fiori sulla tomba. Non solo non sono andato al funerale, ma non sono potuto andare a portare i fiori sulla tomba perché sei
un palestinese, un arabo che non può andare in Giordania perché non ha il passaporto, no? Qualsiasi passaporto, cioè ad esempio un passaporto siriano potrebbe andare. Dice, la seconda cosa che faccio, vado a vedere le piramidi, perché io sono una persona di cultura, ho studiato, sono innamorato della storia, non ho mai visto le piramidi, perché non posso andare in Egitto, quindi tanto per dirla con una battuta sul potere che ti dà un passaporto, una nazionalità, no? Non è soltanto una questione di appartenenza, di cose, è proprio una questione di potere. Tu sei il passaporto europeo, ti apre una serie di porte, di frontiere, se non c'hai il passaporto è casino. Prego. Ciao. Volevo chiederti, alla fine c'è una frase molto bella che dice a un certo punto dobbiamo scegliere da che parte stare. Molti di noi che guardano, comunque, che hanno visto il documentario, hanno già scelto da che parte stare, ma prima di farlo, durante o dopo, le reazioni di quelli che stanno dall'altra parte, cosa pensi che, cioè come pensi che siano, cosa ti aspetti? Cioè quelli che non la pensano come voi, diciamo. Oh, quelli non stanno con la sposa. Cioè, anche Fabio prima ha detto una recensione positiva, però c'è sicuramente anche un'altra faccia della medaglia. Ma devo dire che sulle recensioni, stranamente, ancora quelle negative non ne sono arrivate tante. Addirittura il giornale ha pubblicato un paginone a Venezia in cui diceva che era un bel film. Però sicuramente, detto questo, sicuramente ci sono quelli che non stanno con la sposa, è chiaro. Anche durante la produzione di questo film, nel senso, ricordo quando siamo partiti ci servivano esattamente 12.000 euro per pagare benzina, autostrade, affitto delle macchine, cioè delle auto, e affitto anche delle telecamere, dei microfoni, delle ottiche, e li abbiamo messi di tasca nostra, nel senso che sono tutti partite IVE, dovevamo pagare l'IVA del trimestre, c'erano i soldi dell'IVA da parte, abbiamo usati per il film, l'abbiamo poi ripagata con gli interessi un mese dopo, e cercavamo qualcuno che ci desse un po' di soldi, amici che ci prestassero 1.000 euro, 2.000 euro, non abbiamo trovato nessuno. A parte che metà degli amici non ce l'avevano 1.000 euro, questo è un altro discorso. Ma no, sembra una battuta, ma le macchine le abbiamo dovute affittare, non abbiamo trovato a Milano uno che ci avesse una macchina in condizioni decorose, insomma, da sembrare una macchina a un matrimonio. Questo è, apre un altro capitolo, questo, insomma, generazioni perse nella precarietà. E vedi, parlo di perse della precarietà e poi mi perdo. Che stavo dicendo? I soldi, bravo, anche i soldi, è un altro tema che mi fa perdere. No, allora, per esempio, c'erano alcuni amici che invece qualche soldo ce l'avevano, e all'inizio tutti entusiasti, ma sì, dai, è una cosa bellissima, un film, il cinema, io 3-4 mila euro li presto, tanto poi me li ridate, consideratelo un prestito, con calma. Quando gli abbiamo spiegato la storia, le manine proprio indietro sono andate. State attenti, questi vi stanno strumentalizzando, questi sono senza documenti, sono clandestini, voi state commettendo un'infrazione o una cosa illegale. Cioè c'era sempre questa cosa, no, del sospetto, no, della cosa losca che stavamo facendo, no? Cioè appena uscivano due o tre paroline chiave, no? Lampedusa, Siria, senza passaporto, rischio del carcere, mamma mia, tutti bloccati. A parte l'avvocato che invece era entusiasta di questa cosa, faceva tipo, ragazzi, adesso io dicevo bellissimo, poi diceva adesso parlo come avvocato, ok? Mi spengo un attimo l'entusiasmo, siete pazzi, non lo fate. Diceva bellissimo, la Ballerini, per chi la conosce di Genova, non poteva reagire così. E guarda, cercando di fare un discorso un po' più serio, l'altro giorno ci hanno chiamato a Radio Padania Libera per raccontare questa storia. Ora, ho fatto un appello in diretta a chi ascoltava di non andare a fare la denuncia, quantomeno di vedere il film prima. Poi in realtà conto sul fatto che li abbiamo portati fuori, quei cinque, quindi in qualche modo anche un loro obiettivo. No. È chiaro che non sono soltanto quelli della Lega che non stanno con la sposa, secondo me anche in questa sala ci sono tanti che non stanno con la sposa, perché se io adesso comincio a parlare di, io faccio le battute, ma se comincio a parlare di libera circolazione, non so quanti di voi ci credono alla libera circolazione, no? Cioè se io comincio a dire la soluzione di queste cose qua è fare quello che si è fatto con la Romania, con l'Albania, con la Polonia, con i Balcani, con Sud America, cioè togliere i visti, cioè un ragazzo di Lagos, di Casablanca o di Damasco vuol venire qua, va in ambasciata,
con un passaporto, gli mettono un timbro semplicemente e viene di qua. Oppure anche senza il timbro, come si fa con l'Albania, oppure senza passaporto, come si fa con la Romania. Liberalizzare. Io sono convinto, con la mia esperienza, sono 8 anni che lavoro a parte le barzellette su questi temi, che sia la soluzione. Però in questa sala, sono in una buona parte di questa sala, pure che pensa di stare con la sposa, a queste cose non ci crede. E non ci crede perché abbiamo dei fantasmi nella testa, no? Cioè viviamo dentro una narrazione della frontiera che più o meno dice così, dice gli sbarchi sono la causa dell'immigrazione. E siccome siamo uno Stato sovrano e si decide a casa nostra chi entra e chi esce, come decidi a casa tua chi ospiti e chi non ospiti, allora se fermiamo gli sbarchi siamo in grado di controllare l'immigrazione e siamo in grado di gestire il fenomeno. Questo è, il racconto dentro cui viviamo. Sì, vabbè, ci sono vari corollari che non sto adesso a citare, ma è tutta una balla, è tutta una balla. Cioè, la verità è che gli sbarchi non sono mai stati la causa dell'immigrazione. Nel senso che l'immigrazione in Italia arriva da un'altra parte. Voi prendete 2 o 3 paesi a caso, Romania, Albania, Polonia, Ucraina, e avete il 60-70% dell'immigrazione in Italia. Cioè arriva proprio da un'altra parte. Punto primo. Gli altri che non arrivano dall'est Europa arrivano da paesi dove avere un visto, sì, è complicato, ma non è impossibile. Ci metto il Sud America, ci metto la Cina, ci metto una serie di altri paesi del mondo. Gli sbarchi sono la conseguenza delle politiche sui visti. C'è uno studio fatto dall'università, fa tempo arriva la Neferi, la mia bimba, a prendersi l'applauso, vedi qualcosa anche tu? Che ne soffre di narcisismo? E c'è questo studio della London School of Economics, che è una delle migliori università al mondo, che studia economia, a Londra, che dimostra proprio che a Lampedusa arrivano i cittadini dei paesi dove c'è il più alto tasso di diniego dei visti, che sono A, una serie di paesi in guerra, Afghanistan, Iraq, Siria, Somalia, B, una serie di paesi di Nord Africa e Africa occidentale, ci metto, non so, Marocco, la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto, Mali, Nigeria. Cioè c'è un rapporto di causa-effetto tra i visti e la decisione di salire sulle barche. La dico diversamente, quando qualcuno vi dice se apriamo le frontiere sai che casino, dice una balla, nel senso che le frontiere sono già aperte. Ci hanno insegnato a pensare che quei 50.000, 100.000 che arrivano ogni anno, che fai tu? Quei 50.000, 100.000 che arrivano ogni anno via mare ci hanno insegnato a pensare che siano l'avanguardia di milioni pronti con le valigie di là dal mare a invadere la nostra civile e ricca Europa. Io sono, per la mia esperienza, sono uno che da 8 anni gira in questi paesi qua a fare ricerca su questi temi, prima del film. La mia convinzione è sempre più quella che le frontiere sono aperte, cioè chi decide nella sua vita di venire in Europa, lo fa. E quando decidi di partire, hai semplicemente 3-4 opzioni. Se sei abbastanza ricco, perché magari tuo padre fa il ministro, oppure l'amministratore delegato di qualche società ricca, perché c'è anche un sacco di gente ricca in questi paesi. Se sei ricco ti danno un visto. Se non sei ricco ma riesci a allungare 10-15 mila euro alla persona giusta in ambasciata, ti danno il visto. Il visto è un timbro alla fine. Cioè, magari non riesci a compilare il modulo, ma meccanicamente si fa così a dare un visto. Quindi, voglio dire, basta oliare gli ingranaggi giusti. Se quei soldi non ce l'hai, ma ce n'hai 5.000, ti compri un contratto falso. Io conosco, cioè, ho conosciuto un sacco di gente che ha fatto così, comprandosi un contratto falso da chiunque, cioè dal che ne so, appunto, dall'imprenditore che vota Lega e che poi si fa 10 contratti falsi l'anno per arrotondare, al kebabaro che si fa 10 contratti l'anno falsi per i 10 cugini per farmi qua e faccio un po' di soldi su. Cioè, c'è un po' di tutto. Se non arrivi nemmeno a 5.000, è un discorso di potere d'acquisto. Se non c'hai nemmeno 5.000, 1.000, 2.000, vieni con la barca. Però arrivare non è un problema. Non è un problema venire qua. È già aperto, è già, il passaggio c'è già. Il problema non è come chiuderlo, il problema è come fare sì che quella gente lì viaggi su dei canali sicuri e legali. Ovvero spostare quei 50.000 dalle barche sugli aerei. E per farlo basta semplificare le regole. Io ho amici con cui sono stato ad Aleppo in Siria,
che mi hanno accompagnato durante gli ultimi viaggi in guerra, e sono venuti tutti quanti via. Che fai? Sono tutti quanti via, abbiamo provato a fare le carte con l'ambasciata, vi assicuro che è stato impossibile. E parlo di figli, di medici, di professori, cioè gente di classe media, gente che non ha problemi di soldi, che ci fosse stata, insomma, da fare, che ne so, una fiduciazione bancaria piuttosto che, l'avrebbe fatto. Fosse stato da pagarsi l'albergo per 50 giorni appena arrivato, l'avrebbe fatto. No? È veramente un labirinto burocratico avere quei visti lì. Allora, o si lavora a monte del problema, cioè sì. Tra l'altro è già stato fatto, chiudo che non voglio essere noioso, non stiamo parlando di altro del film. E ops, nel frattempo la bimba si sta ribaltando. Vieni, scendi un attimo. No, è stanca. Dicevo, è già stato fatto la libera circolazione, che 10 anni fa sembrava appunto l'idea un po' stupida, un po' facilona di pochi, no? Idealisti che vivono nel mondo delle nuvole, è la principale politica europea con tutti i paesi dell'Europa orientale e con i Balcani. Cioè dall'Albania una volta si arrivava sulle barche, adesso da 5 anni non c'è nemmeno più visto. Cioè qualsiasi ragazzo 18enne di Tirana che vuole venire qua va sui Dreams, si compra un biglietto a 40 euro e viene qua. Idem da Bucarest piuttosto che da Varsavia, piuttosto che da altri paesi. A me sembra che stia funzionando, sono 7 anni che è aperta la frontiera, non mi risulta che Bucarest sia una città fantasma, anzi, un boom economico. Questo è un altro tema, il boom economico che c'è di là dal mare. Cioè noi ancora pensiamo, e questa è una responsabilità dei giornalisti, di come non ci raccontano il mondo, non l'immigrazione, ma il mondo in generale. Noi ancora pensiamo che esista il terzo mondo. Cioè noi ancora pensiamo che c'è l'Italia ricca e di là il terzo mondo. La disperazione, la fame. No, fuggono dalla fame e dalla disperazione. Questa retorica non corrisponde al vero. L'altro giorno è uscita la lista dei 10 paesi più ricchi del mondo. Il primo è la Cina. Gli americani sono passati al numero 2 adesso. E di quei 10 paesi, 5 sono paesi emergenti cosiddetti. Messico, Brasile, India, Cina, Sudafrica, Nigeria, Angola. Cioè, Angola era un paese fino a pochi anni fa devastato dalla guerra civile e oggi Luanda è una delle città più ricche al mondo. Io ho amici portoghesi che fanno il visto, fanno le carte per emigrare e andare a lavorare come ingegneri in Angola piuttosto che in Brasile. Cioè il mondo sta cambiando anche molto in fretta. Ci sono dei tassi di crescita in quei paesi là che sono a due cifre, anzi si ragiona più 0,1, meno 0,1, là più 8, più 10. Poi non voglio dire che non, cioè, chiaramente ci sono molte ingiustizie, c'è un sacco di cuore alla gente, però che ne pensi? Prova a darla alla nonna. Il babbo. No, di solito fa la scena al contrario, di solito lei sta in braccio alla mamma e dice a me no, sta con la mamma. Quindi quando lo fa con me sono contento. Vabbè, sembra che stiamo per chiudere forse. Facciamo l'ultima domanda, dai, poi. Io volevo aggiungere giusto due cose sui dati che dà, cioè sulle informazioni che davi prima. Cioè quest'anno siamo a 150.000 arrivi in Italia più o meno, il 30% di questi 150.000 fa domanda di asilo, tutti gli altri non fanno nemmeno domanda di asilo perché conoscono benissimo come funziona il sistema d'accoglienza in Italia, che ha falle da tutte le parti e per cui decidono di proseguire il viaggio clandestinamente verso altri paesi d'Europa, perché poi chiaramente anche quando partono dai paesi dall'altra parte del Mediterraneo sanno già che la destinazione non sarà l'Italia ma altri paesi. Qua siamo partiti appunto, abbiamo vissuto qui a Pisa l'esperienza forte dell'emergenza Nord Africa, c'è stato, non so se hai saputo, questa esperienza di autogestione di un centro d'accoglienza con 11 ragazzi del Ciad e del Mali e, cioè pensavamo di aver toccato il punto più basso possibile con l'emergenza Nord Africa. Quest'anno se si visitano le strutture d'accoglienza che sono presenti sul territorio e anche comunque parlando con altre realtà a livello nazionale, siamo in una situazione che è ancora peggiore di quella del 2011. Con Tiziano sono stati a Lampedusa l'estate scorsa e c'erano accampati fuori dalla chiesa di Lampedusa centinaia di eritrei appena arrivati che manifestavano pacificamente richiedendo di non lasciare le impronte digitali a Lampedusa perché
erano già da Lampedusa coscienti del percorso che li avrebbe aspettati in Italia, con l'intenzione invece di partire verso altri paesi d'Europa. Poi chiaramente c'è questa mitologia del fatto che arrivino tutti in Italia, quando almeno nel 2011 l'Italia gestì il 4% delle domande di asilo a livello europeo, e chiaramente la questione degli sbarchi come immigrazione, cioè gli sbarchi in percentuale sull'immigrazione irregolare sono il 12%, che poi anche qua è sbagliato parlare di sbarchi, perché bisognerebbe parlare di operazioni di salvataggio in mare, tra l'altro, quindi è ancora più complicata la questione. Per cui il 70% sono definiti gli overstayers, cioè quelli che sono arrivati in Italia con il visto regolare e che poi, una volta presenti in Italia, gli è scaduto il visto e hanno deciso di rimanere sul territorio italiano. Per cui è questo il quadro reale dell'immigrazione irregolare in Italia, che adesso, almeno le ultime cifre, fino all'anno scorso davano sulle 300.000 persone. Noi abbiamo fatto laboratori nelle scuole con i bambini, dove quei ragazzi, cioè a me i ragazzi dei superiori mi hanno detto che nel 2011 secondo loro erano arrivati 40 milioni di migranti in Italia, cioè 40 milioni, 40 milioni, cioè, ma tutte cifre, e poi quando gli si diceva le cifre reali non ci credevano, oppure l'ultima risposta era: vabbè, allora sono tutti a Pisa. Questo era quello che dicevo, cioè volevano sapere di avere, 40 milioni a Pisa. Di avere un'idea diversa, cioè, comunque sempre sull'ordine del milione c'è una visione che è completamente distorta. Per cui, cioè, penso che la ricchezza di questo film documentario che avete fatto è che ancora una volta, cioè, è bello quando riesci a stravolgere la tragicità degli eventi raccontando invece delle esperienze positive, cioè dei sogni che si realizzano comunque, e quando rendi umane le persone, poi, perché poi non è più il migrante con tutti gli stereotipi che ci sono associati, ma così abbatti veramente le barriere, abbatti le barriere, perché non è più il migrante ma è il ragazzo che fa il rap, che si chiama Manare, e via dicendo. Per cui c'è anche facilità di affezionarsi a queste persone e vederle sotto un'altra ottica. Quindi, se qualcun altro ha qualche intervento, prego. Grazie. Sì, io volevo fare una piccola riflessione rispetto a quanto tu hai detto su chi di noi sta con la sposa, non tutti forse stiamo con la sposa, e il rapporto alla... E poi è continuato dicendo il paese come la casa, no? E a me è venuto in mente la scena in cui lei parla della città da cui poi è partita, e diceva: io ero lì perché... diciamo, loro mi difendevano, erano, no, la mia gente, e non mi difendevano le case vuote. Io penso che, cioè, per aiutare, cioè, per fare una riflessione che è l'unica che possiamo fare su di noi, e quindi su questa fortezza, sul fatto che rischiamo di mantenerla chiusa o comunque non scandalizzarci più, non... Io penso che uno dei problemi sia, o comunque una delle possibilità oltre questo atteggiamento, sia proprio come vediamo la nostra casa. Cioè, se noi vediamo soltanto la nostra piccola casa, che poi dobbiamo difendere in termini, no, di mio, oppure il fatto che vediamo una casa troppo piccola, perché ci sono delle persone che dicono: non c'è spazio per noi, no, non, cioè le argomentazioni delle classi popolari sono queste, no? Non c'è più spazio per noi italiani, il mio lavoro, il mio... Ci sentiamo in una casa molto piccola, che non solo non cresce economicamente, ma proprio non si vede, si vede piccola nel senso che si vede solo nel presente, e rispetto all'Europa non ha nessuna rappresentazione forte di solidarietà. Io penso che l'unico modo perché noi tutti, non solo appunto noi qui nella sala, però ecco, anche tutti noi a partire da noi nella sala, possiamo fare qualcosa di buono, sarebbe il cercare di fare questa casa un po' più grande. Cioè, dico anche proprio immaginarcela e volerla un po' più grande, insomma, dove è bene che stia una casa grande, diciamo, fa tristezza se è vuota, quindi deve essere il più popolata possibile. Cioè, questo era un... richiamando il film. Altre considerazioni o commenti? Io volevo dire, appunto, avete messo in scena questa bella storia di umanità che mi faceva venire a mente che appunto è una rete di solidarietà, e mi richiamava anche alla mente
delle reti di solidarietà più antiche, no? Della seconda guerra mondiale, quando appunto gli ebrei per esempio venivano aiutati, si creavano queste reti di soccorso. Quello che io mi chiedevo se la vostra storia di rete di solidarietà e di assistenza è un unicum, oppure esistono altre reti, se sono organizzate, se oltre ai, ai contrabbandieri ci sono altre storie, insomma, positive come la vostra. Provo a rispondere. E allora, sì, esistono, cioè sono delle cose informali, in realtà io non ho conoscenza di... Cioè, proprio parlando dei viaggi, della mobilità, non ho conoscenza di reti, diciamo, gestite da associazioni o dalla società civile. Però a livello proprio di singoli ci sono tantissime reti. Cioè, da quando sono entrato in questo mondo qua di Siriana a Milano, ho conosciuto un sacco di gente che ha portato in macchina amici di là. Noi stessi a Milano, cioè, continuano ad arrivarci a casa ospiti, amici e amici di amici di Aleppo, di Damasco, di Homs, di Hama. Cioè col passaparola, nel senso che appunto io sono stato in Siria 5 volte, ho conosciuto un sacco di gente, per cui quando c'è qualcuno di loro che passa dall'Italia o che ha parenti, amici cari che passano dall'Italia, ci manda a casa. E noi da casa li mettiamo o sui treni o su BlaBlaCar, anche funziona parecchio. Cioè non c'è bisogno di fare il corteo è una cosa abbastanza impegnativa, insomma. Poi fra l'altro adesso lo fermeranno, secondo me, le spose. No, però devo dire, c'è tanta gente, è più... Cioè, la svolta appunto è quando non ragioni tanto in termini, appunto, la dico male, non ragioni tanto in termini di disobbedienza, ma proprio in termini... Stavo per chiudere la serata, però. Quando... Aspetta. Il trauma degli stati. Non me lo so. No, ma la volta di smoglio non riesco a concentrarmi molto. E qua, ecco lì. Provo a dire due cose per chiudere. Poi tanto stiamo qua fuori col passeggino e continuiamo a chiacchierare. Cioè, nel senso, appunto, cosa sto dicendo? Cioè, forse, appunto, cioè, la cosa su cui riflettere, cioè, chi fa queste cose le fa non tanto perché pensa di fare un atto di disobbedienza con valore politico, le fa perché ha degli amici o perché ha dei parenti. Ed è la stessa cosa che è successa a noi. Tipo, la spiegata prima la ripeto: cioè, non è questo film il frutto di un percorso, diciamo, consapevole di riflessione, per cui ci siamo svegliati una mattina e detto, ragazzi, qua dobbiamo fare un atto di disobbedienza, che nessuno lo ascolta più. Non è questa roba qua. Potrei dirvi delle balle e dirvi no, perché abbiamo pensato che a un certo punto, dopo tanti articoli, no. È una storia, è veramente una vicenda personale. Poi, avendo la consapevolezza politica, perché ci lavoriamo dentro, quindi abbiamo colto l'importanza, l'abbiamo fatto il film, ci stiamo facendo tutta una campagna sua anche sulla disobbedienza, però è nata come qualche cosa di veramente di interiore, sono delle storie che ci siamo veramente trovati. Durante il crowdfunding scrivevamo, ci siamo trovati la guerra in casa, ci siamo trovati ospiti sui nostri, ci siamo ritrovati ospiti a casa sui nostri divani letto, che c'è? Lo zaino, eh? Oh. Ci siamo ritrovati sui nostri divani letto, ospiti a casa, appunto gli amici di Damasco, gli amici di Aleppo, e ci è venuto veramente naturale di aiutarli a un certo punto. Chiudo qua perché non riesco più ad andare avanti con la bambina che mi permette. Però ci vediamo qua fuori e ci facciamo il cancro così. Grazie. Allora, grazie a tutti e a tutte, ringraziamo ancora Gabriele, ricordiamo solo che con il Municipio dei Beni Comuni abbiamo tantissime azioni di disobbedienza civile da portare avanti nel prossimo periodo, quindi di rimanere in contatto perché siamo ancora chiaramente scandalosamente senza spazio. Dopo tanti mesi ci saranno tante azioni da compiere nel prossimo futuro. Grazie a tutti e a tutti.